Prima però di addentrarci nella nostra caccia ai fantasmi, vi chiedo solo un minuto del vostro tempo per annunciarvi che questo video è sponsorizzato da Opera GX, il primo browser al mondo pensato e sviluppato proprio per noi videogiocatori. Partiamo ad esempio da GX Corner, che oltre a filtrarvi i migliori giochi gratuiti del momento, come ad esempio Layers of Fear 2, vi aggiorna sulle notizie del momento e sulle future maggiori uscite. Personalizzabile nei colori come questo fantastico rosa, nel mio caso posso anche impostare la stessa colorazione sul mio mouse Razer Chroma. Potete settare autonomamente i vari suoni del browser ed un'eventuale musica di fondo ogni qualvolta utilizzate Opera GX, e come feature consigliatissima vi ricordo che potete attivare con un semplice click un servizio di VPN. È l'unico browser che, grazie a GX Control, permette di chiudere le tab che pesano di più sul nostro PC e limitare ad esempio la CPU utilizzata dal browser stesso, senza contare ovviamente la possibilità di lavorare sia sulla RAM che sull'eventuale banda di rete utilizzata mentre stiamo caricando casomai un video su YouTube o stiamo semplicemente guardando una live. Casomai per non appesantire il PC mentre stiamo giocando la miglior rank della nostra vita, offre di default un AD Block integrato, che vi consiglio caldamente di non utilizzare durante i miei video, ma soprattutto diverse estensioni, come l'integrazione di Twitch, con cui potrete tenere traccia dei vostri streamer preferiti, con tanto di notifiche ogni qualvolta andranno in live, o le integrazioni delle varie app di messaggistica, come Messenger, WhatsApp e Discord, dove tra l'altro trovate anche il canale ufficiale di Opera GX. Trasmette un ottimo feeling nell'utilizzo, permettendo tra l'altro di impostare automaticamente la modalità notte in tutti i siti che visitiamo. Se volete dargli fiducia e scaricarlo gratuitamente, vi basta cliccare sul link che vi lascio in descrizione e nel primo commento. Phasmophobia è un gioco che richiede un'attenta strategia d'azione. Ok, perché così tu scatti le foto perché io mi cago addosso e io invece posiziono le videocamere. È un gioco che ti porta ad usare al meglio le risorse a tua disposizione. Rileva una stanza sotto i 10 gradi Celsius con un ma che cazzo scatti? Senza ovviamente dimenticare nulla. Ma la chiave l'hai presa? Io ti seguo. È un gioco che mette a dura prova la propria fede. C'è una candela a terra, strillo. Porco di spingendoti anche ad abbandonare dopo le prime difficoltà. Io volevo prendere la mia telecamera e non la trovo. Ma che fai? Te ne vai, Illo? Dove fai? Scusami. Ha indubbiamente qualche bug. Illo, perché stai camminando sul posto? Ma il rapporto diventa viscerale quando muori una. Oh, 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 oddio mio. Due. Oh, è sulle scale. Ah, scappa. Porco di mi sta seguendo. Tre volte consecutive. No, 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 no. Scappa. Ma porco, ma perché voglio sempre io? Gioco di merda. Sta venendo, è nelle mutande però, io sono morto, Illo. E capisci che è inutile incazzarsi, perché in fondo un motivo per riderci su lo trovi sempre. Questo sono io, ma questo chi è? Mi dici dove devo andare? Che non si vede niente questa torcia. Illo, ma che stai facendo? Anche se però, onestamente, dopo che indovini il fantasma giusto, come un cieco distingue i colori. Ma come un gin? Ma non è vero! Una fine già scritta è inevitabile. È un poltergeist, ragazzi, è un poltergeist. Mo' l'abbiamo azzeccato palesemente. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Porco Ci sono partite però che vanno ricordate. E quando infatti alle 3 di notte vai a caccia di fantasmi con Andrea e Cino, un motivo per registrare il game lo trovi. Vediamo com'è andata. Scatta una foto al fantasma. Raga, chi è che tiene il palo? La prima cosa da capire all'inizio di ogni game è come si chiama il fantasma. È sempre Steven Johnson. Ed ecco, già qui abbiamo i primi problemi. Steven Jackson, fra, no, Steven Johnson. Non capendo neanche le basi del gioco. Quale devo via di fotocamera? La fotocamera, questa è una videocamera. Quella la fotocamera, quella la fotocamera. Che cambia? Che questo è fai video. Distribuiti gli attrezzi e ribadito il nome del fantasma. Steven Jackson, raga. Sì, io c'ho il libro. Johnson. Steven Jackson, dio. Siamo pronti per la caccia. Che è qua la luce rossa lì? Già mi preoccupo. Minchia, bella rossa sta casa. Ah, quella è enorme. Andrea, sin dai primi secondi, ha un fantastico rapporto con la fotocamera. Ah, sì, vai, fai la foto, va. Ma che cecchino. Ho preso il braccio tuo, non ci credo. Si vede, fra. Vai nel premi J, vai nel taccuino sulla destra. Ma che fai? Ma sto col taccuino, ma ha scattato la foto. Ma che devo fare? Sto col taccuino, marca. Interrotto momentaneamente però dall'incontro con la tavola Ouija. Oh, c'è la tavola Ouija. Appiccia la tavola, fai una domanda, frate. Vai, cinghia a piacere, non si. Andrei, vi. Steven Jackson, mi senti? Andrei, non hai parlato mai. Ah, c'è ragione, non è il tasto. Vieni vicino qua. Steven Johnson. Deficiente. Steven Jackson. Arialdo, Giovanni e Giacomo. Oh, 106. Vai. 107. Steven Johnson. Steven Jackson. Steven Jackson. Mi senti?
Jackson. Andrea, è sceso a 95. Questo è sceso. A Steven. È sceso, raga. Sta salì 91. No, Andrea, quello si muove sempre, sempre. Ormai abbiamo capito che Andrea perde facilmente la concentrazione. Mo che si attiva il mostro con sta cazzo di torcia, okay. La devi rumore. Pure io. La devi usare per controllare le 106, finestre. 106, 105. Fra, per controllare Fra, la devi usare per controllare se ci sono delle. E anche la pazienza. Questa è che non c'è una luce qua. Dov'è il generatore, scusate? Allora, non sta la luce. Non c'è il generatore. Perché non c'è niente? Ah, è che la luce. No, vaffa. Finalmente però il fantasma si presenta. E come prima ricordate il problema di Andrea con la fotocamera. Steven Jackson, Jackson. Mi senti? Senti? Ma non sta a parlare. Steven Jackson. Oh, ha detto sì, raga. Cosa ha detto sì? Ha detto sì. Steven Jackson. Mi senti? Oh, sto arcesso. Anzi, ha detto sì. Tre, ecco, tre, metti il tavolo a terra. Metti il coso a terra, metti il libro a terra. Cinque, raga, nascondetevi. Raga, nascondetevi. Ok, Andrea, ci siamo. Ma che fai? Siamo usciti. Cinque, quattro, chi è? Quattro. E chiudi sta porta. Facciamo così, dobbiamo. Tocca scattare la foto. Sì, sì, no. Raga, dobbiamo scattare la foto. Raga, ma che fai? Ma che cazzo clicchi? Chi Andrea ha fatto due foto. Chiama Fratom Steven. Aspetta, aspetta, aspetta. Chiama Fratom Steven. Steven Jackson. Jackson. Mi senti? Mi senti? Sì, ha detto, detto sì, sì, ragazzi. Zitti. Steven Jackson, dammi un segno. Io mi chiedo un armadio. No, raga, andamisene sotto. Più raccogliamo informazioni. Emergency meeting. Adesso, ricordate le foto che Andrea ha scattato alla cazzo di cane prima? Raga, io devo scattare la foto. Ma che fai? Ve le mostro subito. Ma raga, guardate le fotografie nell'album, ma prego. Ma che è? Tu dici che non si vede niente. Andrea. Quindi che abbiamo. A una certa ha cominciato a scattare foto a raffica, si era cagato sotto, vedo Andrea che scattava, vedo perfetto Andrea che lampeggiava. Si vede Jackson. Allora, allora, dobbiamo quindi, tramite le informazioni in nostro possesso, capire di che tipo di fantasma si tratti. E temperature di congelamento, ma non scrive sul libro. Allora, aspettate un attimo. Ma è temperature di congelamento? Ma quale congelamento, Andrea, l'hai visto? Il fantasma. Ma dove? Dobbiamo avere almeno un'altra prova. Questo chiacchiera, come tu sta quella cosa che chiacchiera? Gli piace rispondere alla radio, come se... Però l'ombra no, perché è noto per essere un fantasma timido. Questo chiacchiera. Però non si è fatto vedere, o sì? Andrea, chiedilo a Andrea, ha fatto lui le foto. Raga, gli devo scattare la foto. Ma che fai? Assunto della storia, non sapevamo che la scatola spiritica fosse proprio la radio che stavamo utilizzando. Quindi non l'abbiamo segnata come prova. In ogni caso, la caccia continua. Facciamo così, Cino, dammi il libro, ti do la temperatura. Capito? Così tu stai controlla la mente. Dammi sto termometro. Raga, mi sono perso, dove state? Andrea, qua, Andrea, qua, Andrea. Dio mio, sta andando a bocca al mostro. Il porco è morto. Steven Jackson, dammi un segno. Nulla rilevato. Steven Jackson, dammi un segno. Beh, se non ce lo dà, va bene lo stesso, Provo con i Google. Due, due, ecco. Due. Metti il, la videocamera qua, fra. Raga, raga, nascondiamoci. Raga, nascondiamoci. Oh, oh, mi sta lampeggiando la torcia. Fammi nascondere qua dentro. Dai, porco. No, chiudi. Porco. E chiudi. Sei tu che non riesci a chiudere. No, sei venuto. Porca f***a. Spegni sta torcia. Zitti, fermo, raga, fermo, aspetta. Fermo, che ecco, zitto, che ecco. Zitto, zitto. Zitti, zitti, non vi dovete muovere. Fermo, non ti muovere. Cristo. Mi lampeggia la torcia. Raga, mi chiudo qua. Ma come ti chiudi? No, 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 mi batte il cuore. 4. Sento i passi, zitti. Uno. Raga, se n'è andato. E a me lampeggia ancora la torcia. Scampato il pericolo, ci accingiamo ad uscire dalla casa. Raga, non scrivi sul libro, quindi io direi usciamo un attimo e valutiamo chi scrive sui libri. Questo mo c'è sicuramente le sanna, mufa. No, sta qua dietro l'uscita. La porta è chiusa, raga, c'è chiuso dentro, però spero si possa aprire. Ok, si può aprire. Oh, raga, c'è chiuso dentro. Levate, raga, levate. Lampeggia, raga, porca. Lampeggia. Mese fa, si è fatta a me. No, oh, mese scopa. Si è fatta a me. Questo mo c'è sicuramente sanna, mufa. No, sta qua dietro l'uscita. Andrea quindi ormai è andato. E mentre il fantasma mi rutta nell'orecchio. Ah, ma si porta? Ti vedo. Sì. Raga, mi ha fatto un rutto. In qualche modo dobbiamo andare avanti. Ehi Google, se ci sei batti un... No, aspetta. Dammi il segno. Ehi Google, accendi la luce. No, mo mi si spegne la luce, ma che cazzo. Ecco, forse non così. Dobbiamo infatti proseguire le indagini per trovare il nostro fantasma. Ed è il momento di controllare la telecamera che avevamo piazzato. C'è solo un piccolo problema. Cino, ma l'hai accesa?
Cino. Era verde, te giuro. Cino, mo tu ci vai da solo e te la vai ad accendere. Sì. No. Quoto. Oh, ma te lo giuro, era accesa, era verde. Dobbiamo quindi rientrare in casa col 5% di sanità mentale. Cino, ma c'è pure la torcia ultravioletta. No. E poi io ero cazzo sta. Vado quindi a cercarla e ovviamente... No, mo c'è scopa. Sta lampeggiando la luce. C'è chiuso dentro. Io sto fuori, Cino. No, nascondi, frate, sta bene. È che lo sta scendendo in scale. Io lo vedo, raga, però non vi dico niente. È che lo sta scendendo in scale. Sì, te sei fatto. Porco due. Sì, sta lì, hai visto? Alessa c'ha la vita avanti, carco. Meno male che non l'ho visto. La partita ormai volge al termine e contando la mia sanità mentale 2%. Io qua appena entro faccio una fine merda. Meglio lavorare con quello che abbiamo e capire che fantasma è. Scendeva le scale e correva. C'aveva una accetta a mano, era enorme, era gigantesco. Correva, hai detto? Sì. Il gin viaggerà ad una velocità più veloce se la vittima è lontana. Quello scendeva le scale correndo, ha detto Andrea. Purtroppo abbiamo sbagliato a usare il termometro, raga. Sì, mi sono concentrato su tutto il resto. Siamo sicuri che è solo tra gin e fantasma? Io sto buttando occhi all'altri. Scusa, livello DFM quant'era? 5. Da lì abbiamo escluso quelli che non hanno scritto. Da lì abbiamo escluso il Benchy per le impronte, ne restano 2. Le sfere di luce non le vediamo, la temperatura non la vediamo, cioè c'è mamma una casaccia tra gin, 5. Gin. Io direi anche gin, perché così a volte impariamo sul termometro. E allora sì, boh. Ci sta. Gin, let's go! Sì, però ci abbiamo perso soldi. Let's go, 25. No, come 25? Ah, vedi, no, vedi, lo devo segnare tutti le cose. Io non l'ho qualche segnato. Non l'hai segnato? No, è stupido. E quindi ragazzi, spero che questo video diverso dal solito vi sia piaciuto, perché il mio obiettivo è anche quello di allargare questa community senza dover vivere e morire col successo di un solo gioco, facendovi quindi affezionare più che altro al mio modo di intrattenervi. Commentate quindi facendomi sapere che ne pensate del video e ricordandovi di seguirmi anche su Twitch, Tito3697, ed Instagram, sempre Tito3697. Noi ci vediamo alla prossima caccia. Ciao belli!